Amici di Wii Sport, da Luigi Riccardo Gurrera per la sfida valevole per la 19ª giornata del campionato di eccellenza siciliano tra Unidas Sciacca e Nissa. Nell'ultimo turno, padroni di casa che hanno perso per 2-1 in casa della Pro Favara, è stato invece pari interno della Nissa contro l'Enna. Possiamo partire col film del primo tempo che si apre dopo 5 minuti tentativo di Messina, che però termina alto dall'altra parte. Risponde la Nissa, l'intervento da parte di D'Amico che para in due tempi sulla conclusione dalla distanza al 18esimo. Ancora Nissa, Reducci va alla conclusione, D'Amico riesce a respingere, 23esimo, Reducci scarta l'avversario sul fondo, ancora Reducci prova a mettere in mezzo il colpo di testa, si perde un nulla di fatto, la chance per Inisseni, 28esimo, e Kebba che invece si mette in mostra bloccando la conclusione, nero verde, 33esimo, ancora Messina cerca spazio per il destro, lo effettua Kebba in presa centrale. Arriviamo fino al 35esimo sugli sviluppi di un calcio di punizione delicata, arriva la traversa clamorosa dell'Unidas che va vicina al vantaggio. Si resta però sullo 0-0 quando al 38esimo Sant'Angelo lavora bene il pallone, mette dentro per il colpo di testa del compagno. La mira però non è delle migliori, duplice fischio allora tra Unidas Sciacca e Nissa al termine del primo tempo, e ancora 0-0, occasioni da una parte e dall'altra, bene D'Amico e Kebba. Partiamo col film della ripresa, subito il portiere della Nissa che deve deviare in calcio d'angolo al 66esimo, l'Unidas Sciacca con una bella azione manovrata dalla sinistra, poi si sposta il versante per vie centrali, conclusione improvvisa da parte di Ido Iaga, pallone di poco alto, 70esimo, i padroni di casa spingono, cercano la conclusione verso la porta di Kebba che risponde presente ma era tutto fermo per posizione di fuori gioco. 75esimo, calcio di punizione per l'Unidas Sciacca, blocca ancora una volta il numero 1 della Nissima. Al 78esimo si rivedono gli ospiti in zona offensiva, colpo di testa del neo arrivato Rizzi Rozada Guglielmo, pallone che però termina al lato. 83esimo, la Nissa nuovamente si ritrova in zona offensiva, D'Amico deve chiudere tutto sull'offensiva. L'Unidas Sciacca era rimasto scoperto in questo caso, a due dalla fine l'ultima chance per gli ospiti, Ilario mette dentro il colpo di testa, ribatte il tentativo, poi arriva una conclusione che può far solo il solletico ad D'Amico, triplice fischio allora tra Unidas Sciacca e Nissa, né vinti e né vincitori, solo reti bianche in questo incontro valevole per la 19ª giornata del campionato di eccellenza, termina 0-0, non si muovono le classifiche delle rispettive squadre. Amici di Wii Sport, un cordiale saluto allora e come sempre alla prossima. Prossima.